Benvenuti su Cucina Italiana di Casa. Oggi vi presentiamo il video del panettone gelato. Sarà un video brevissimo perché la ricetta è davvero molto semplice. Il gelato potete farlo anche in casa, ma per una volta è più semplice e forse viene meglio con il gelato industriale. Per prima cosa tagliamo la calotta al panettone e la mettiamo da parte. Se il panettone non è molto grande, per questo tipo di ricetta è meglio. Mettiamo da parte la nostra calottina e creiamo, se ci riuscite, la parte centrale. Fate attenzione a non arrivare fino in fondo al panettone, estraendo un cilindretto di panettone che ci servirà a riempirlo. Dopodiché svuotiamo il panettone e con queste parti ci faremo altre ricette naturalmente, a meno che non ci sia qualche bambino nei paraggi. Ora abbiamo il nostro panettone ben svuotato. Non ci resta che cominciare a riempirlo con il gelato, che dovrete aver lasciato un pochino fuori dal frigorifero, altrimenti non riuscirete a spalmarlo nella maniera corretta. Mano a mano che sistemate il gelato, lavoratelo con la marisa in modo che non restino buchi, perché l'unica cosa da curare è che sia ben compatto. La marisa, a proposito, non è un'amica mia, è una spatola morbida che si usa sia per togliere le creme, sia per appunto spalmare i composti all'interno, come in questo caso per fare un ripieno. Quando il panettone è ragionevolmente pieno e rimane solo il cuore centrale, prendiamo quello che avevamo messo da parte e lo utilizziamo per riempire il buco centrale. Tenete la parte più bella per ultima, in modo che faccia bella figura anche visto dall'alto. Sistemate con cura la parte superiore del panettone, livellando bene il gelato, perché l'idea dovrebbe essere che la sorpresa arrivi tagliando. Visto intero, non dovrebbe sembrare niente di diverso da un normalissimo panettone. Buon Natale a tutti! Ed eccoci al grande momento del taglio del nostro panettone gelato. Vediamo se è vero. E se tutto è andato bene, il nostro panettone si dovrebbe presentare ripieno.